La Roma ha debuttato con una vittoria per 3-1 contro un Prato a ranghi incompleti. L'esordio in Coppa Italia della squadra giallorossa non ha convinto del tutto, anche se l'incontro con il Prato non era da considerare uno dei test più importanti. Lidl ha confermato tra i pali, nonostante le polemiche, il giovane Peruzzi e ha fatto capire che si è trattato di una Roma ancora in fase sperimentale. Dalla formazione era assente Giannini, squalificato, sostituito al centrocampo dall'ancor vivacissimo Conti. Il Prato ha cercato di limitare i danni, impegnandosi a fondo e talvolta anche con del buon gioco. Le immagini si riferiscono al primo tempo della partita e vediamo il primo gol della Roma dopo 10 minuti, autore Voller, che riprende una respinta corta del portiere pratese. Al 20° raddoppio con Renato che segna su punizione. A 5 minuti dalla fine del primo tempo, Labadini per il Prato accorcia le distanze su calcio di rigore per l'atterramento di Ceccarini da parte di Signorini. Nella ripresa la Roma porta a 3 le sue reti con un'azione personale di Conti. Il risultato non cambierà più, anche se la Roma continuerà a rendersi pericolosa, specialmente con Desideri e Rizzitelli.